Questo programma è offerto da... È arrivato il momento di investire. Come? Con i nuovi piani individuali di risparmio, fondi di investimento a tassazione agevolata. Per chi investe fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno e per 5 anni sparisce il 26% di tassazione. Per saperne di più, contatta l'ingegner Davide Gambarotti, consulente finanziario Mediolanum, presso gli uffici in via Adda numero 5 o telefonare al numero 335 70 82 345. Gioielleria Rocca, dal 1898 una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, Lamezia Terme. So Chic, Davide Parrucchieri. So Chic, il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Una nuova certezza. Un mondo in cui esisti solo tu. Un mondo in cui l'unico tuo contatto è l'abbraccio dell'acqua calda. Abbandona il tuo corpo. Tuffati nel benessere. Dissolvi i confini del tuo corpo. Abbatti lo stress e ritrova l'equilibrio. Per una nuova consapevolezza. Un nuovo io. Un nuovo inizio. Zero Body Dry Floating Experience. Nurelax, your personal brainer. Starpool. Wellness concept. Tone, ma te lo spiego, te lo dico. Che dici? Disciplina e modalità di accesso al beneficio. E che bordello? Andiamo a chiudere luglio. Vabbè, è un troppo fissare la matera, dai. Ah, bonus casa. Ecco quelli. Scadenza il 31 dicembre. Scadenza. Tu dici scadenza. Brava Tony. Vedi come è bello
come me l'ho ordinato Tonino, bisogna mettere una cosa, poi volta pulita, ma come non stamattina. Allora, intanto salutiamo i nostri amici. Salutiamo i nostri amici. Oggi è una giornata splendida, davvero. Tonino. Siamo al Gold Caffè. Gold Caffè da Gino, come sempre, che ci ospita veramente con un cuore, anzi, diciamo di cuore. Ma tu stamattina. Con un cuore. Con un cuore. Mi ha detto stamattina, ma ho io un giove se ti calma, ha detto. E vabbè, cerchiamo, mo cambiamo sempre location. Location, no? Però Tony, io sono venuto pure stamattina. Non dovevo venire, diciamo, per rispetto, però sono venuto perché voglio dare le condoglianze ai miei nipoti di fuori, che è morto mio cognato, sarebbero cognato di mia moglie. Che quindi il marito era. E ci mando un bacio. Ci mando un bacio, se n'è andato perché era ammalato. Tu sai che sono stato lì ad agosto, no? A trovarvi, e sono contento, lui è stato contentissimo. Gli mando un bacio, nepo, datevi forza, la vita è questa. Ah beh, certo, la vita allora è noi questa. Allora come televisione noi no. Ci, voglio dire, stringiamo alla. Io non è che sono venuto qua, no, perché ci mancherebbe, proprio per questo motivo, come infatti la canzone questa oggi non si fa. Per rispetto, perché. Ah, quindi stamattina non ti esibisci. Il rispetto, bravo, com'è. Il rispetto ci vuole, specialmente anche perché mi ha voluto bene. Sì, però la posizione. Quale una predica con no, un don coso? Gli mando un bacio. Don Pippino. Ciao Michele, ti voglio bene. Prega per noi. Ecco, allora. E per le tue. Quindi noi ovviamente ci stringiamo al lutto che ha colpito il nostro caro Albino. Ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze, ovviamente. Grazie Tonino, grazie. Allora, noi siamo anche, guarda qua, io provo anche imbarazzo quando mi trovo in queste circostanze, perché giustamente qualcuno mi faceva rilevare che lo spettacolo va avanti, la vita va avanti, è vero, però noi come televisione non riusciamo a stare, voglio dire, così, no, inermi davanti a queste situazioni, quindi, che ci coinvolgono, e quindi stamattina noi cercheremo di offrirvi una rassegna stampa dignitosa, che volete, poi queste cose, no, anche un senso di rispetto che noi abbiamo nei confronti delle persone, chiunque esse siano, e poi soprattutto qua stiamo parlando di un congiunto, di un nostro validissimo collaboratore, Bedicunente. Vabbè, allora. Allora Tony, grazie Tony, mi hai fatto già commuovere, già ero già commosso. Arrivederci, statemi bene. Adesso mi hai fatto commuovere veramente. Vabbè, allora. Torniamo a noi. Allora, oggi, 5 dicembre. Come vedete, il tempo vola. Vola. Siamo ormai a 20 giorni dal Santissimo Natale. A 3 giorni della Madonna, come si dice? Immacolata. Va bene. A 3 giorni dell'Immacolata. E poi arriverà Natale. Speriamo tutto bene. Bene Natale. Speriamo tutto bene. Denari. Non ci può davvero. E se dici mi piglio una pippa e mi metto a fumare. Perfetto. Benissimo. Vabbè. Allora, Albe. E io vado. Vai con l'iscio. Vado con il pensiero del giorno. Vediamo che ecco. Allora, in ogni amicizia c'è un segreto comune, ignorato. Angelo da Madonna, Albi, tre parole su. Ma lo puoi leggere amicizia. Con la cadenza giusta, voglio dire, no? Già. In ogni amicizia. In ogni amicizia c'è un segreto comune ignorato. E lo dice Carlo Gragnani. Chi ne è? Che ne è sto Gragnani? Carlo Gragnani. Ah, basta Gragnani. È una persona, diciamo, in gamba, no? Ma che sto campa, sì? Nell'industria della pasta, che tu, Gragnana, pasta Gragnana. Sì, sì, certo. Non stai scherzando. È vero. E poi, come si dice, tutte le mattine salutiamo il nostro Papa,
prega per noi. France, noi preghiamo per te, per, tu però devi pregare anche per noi. Non lui lo fa, dai, non devi cazzare. Gli mando un bacio, ci vogliamo bene. E poi al nostro vescovo Luigi Cantafora, che lo salutiamo in nostra eccellenza. Cosa devo dire? Niente, ricorda quello che la Chiesa ricorda. La Chiesa ricorda Santa Sabba Abate. Santa Sabba Abate. San Filippo Rinaldi sacerdote. San Gerardo vescovo. Geraldo, che sei un vescovo? Un vescovo. C'è scritto San Gerardo vescovo. Ah. Benissimo, allora, okay. Bel tempo al sud e in Sicilia. Bel tempo al sud, in Sicilia, temperature lievi, rialzo, si alzano le temperature, meno male, va? Va benissimo, appunto. Allora, Albino. Io mi alzo, vado sempre alle mie posizioni. Delle tue? Alle mie posizioni. Alle sue posizioni, va. Dietro la telecamera, vado a guardare che cosa ha combinato il mio editore. Vediamo che ti ha tagliato un bracciativo a me, ma vai a vedere. Ah, sì. Sì. Vai a vedere. Pure che, ma dai, pure un problema lui ci vedo, Ti dico di sì. Buongiorno Tonino, buongiorno città, buongiorno Venezia. E io. Cappello, sciarpa. E io sono vicino a. Il lutto che ha colpito il nostro Albino Ambrosio, tutta la sua famiglia, sua moglie, insomma la redazione è tutto, sei stato esaustente tu prima, esaustivo nel fare le condoglianze. Allora, caro Tonino, iniziamo la nostra consueta rassegna stampa. Innanzitutto volevo ricordare che oggi è il 5 dicembre, ricorre il 7° anno dell'anniversario della, vi ricordate, della famosa strage dei ciclisti di Lamezia, famosa. È stata tragica. È tragica e famosa, purtroppo tragica e famosa. Allora, questa mattina ci saranno, credo, ci saranno il ricordo. Ci sarà, pare che sia stata anche investita da questo evento la commissione straordinaria. Quindi non sappiamo, non so per la verità se qualcuno, qualche esponente della commissione straordinaria si porterà sul posto o no. Esatto. Purtroppo, vede qua, noi dovremmo andare ogni mattina in 10.000 posti. Non è possibile. Non è possibile perché alcune volte dobbiamo... purtroppo priorità di cose, di manifestazioni, eventi, cose, quindi non riusciamo a soddisfare tutte le richieste, tutte le esigenze. Diciamo la verità, questi sono i corsi. Anzi, se c'è qualche operatore munito di telecamera, voglio dire personale, eccetera, e vuole collaborare con noi gratuitamente, ovviamente, anche per farsi una sorta di esperienza, no, io direi di più praticantato. No, io direi più una cosa, Donese, se tu sei d'accordo. Niente, perché la parola vi accogliamo a braccia aperte. La parola praticantato, ti devo correggere, non esiste più, perché tutti nascono imparati e questo è un errore. Esistere un po'. Venite a fare esperienza. Ho capito, esiste. Volete fare esperienza televisiva? Però già per succede questo, purtroppo in tutti i settori lavorativi un cielo marcio come una volta, Tony. E una volta marcio era importante, Tony. Uno ha il marcio di calzolaio, ma ce ne sono ragazzi in gamba. Sì. Una telecamera, telecamerina. Ma ormai a sono. Mia, mi servo ci Pasqua. Va oi, là. E fammi su servizio almeno le immagini. Sono d'accordo questo con te, purtroppo io. Non esistono più queste cose, però io direi un'altra cosa. Anche voi privati a casa che avete una telecamerina e ci volete far vedere qualcosa, voi potete fare l'immagine, no? Ce li mandate, noi quello che riteniamo opportuno mandare, non tu. Non ne possiamo mandare in onda. Beh, onde mandate una cosa, un matrimonio. O spogliarello, quello non lo manderemo. No, quale spogliarello, ma voglio dire, ma matrimoni, cose. Cioè, ma se sei capitato in qualche posto e facete una sorta di, non lo so, panorama, scorcio, una questione culturale, cose, noi siamo a disposizione e vi mandiamo le immagini.
e diremo di chi ci ha fornito le immagini. Certo. Ecco, questo è... Allora, poi Tonino, hai visto che ci sono quasi 38 nuovi voli che arriveranno in Calabria. Arriveranno 38 nuovi voli in Calabria. Sì, ma su spartuti, pare. Sì, spartuti, no, solo nella mezza. Su spartuti. Sì, praticamente poi ci sono questi investimenti che arrivano a 11-12 milioni e hanno fatto una scala di priorità, 3 milioni e 5 là, 4 milioni e 5 là, 5 milioni e 5 alla mezza, alla cosa. Ovvero, è una boccata d'ossigeno, certamente, però quello che mi interessa riguardo alla Sarica, ho fatto il matrimonio tra Sorica e Sacal. La Sacal, voglio dire, anche se ci troviamo in un momento ovviamente di stand by, bisogna, invece mo agito osservatori del sud, no, osservatori e tutte queste pseudo iniziative culturali, cerchiamo di invece di guardare con attenzione tutte queste cose come la Sacal. Della multiservizi non ne parla nessuno, ovviamente. Cioè, praticamente caduta l'amministrazione, pensate che la città si fermi, non è così, la città deve purtroppo deve, com'è la situazione della multiservizi? Com'è la multiservizi? Tutto a posto? Avete qualche, i sindacati che di solito, cari sindacati, come siamo a Dengaro, a denari? A denari, alla sicurezza degli autobus, alla raccolta della natura urbana, insomma vorremmo sapere, no? Non è che... Cioè l'amministrazione oggi, ovviamente composta dalla triade commissariale, sì, queste cose bisogna entrare immediatamente sul tema. Che i commissari non mangeranno nessuno, potete parlare. Eh? I commissari non mangiano nessuno, sono persone come noi. Non c'è dubbio. Sicuramente saranno pure ottime persone, per l'amor di Dio. No, sicuramente, preparate, eccetera, con l'esperienza con esperienza abbastanza, voglio dire, sono molto ferrato. Però non è che qua nessuno alza il ditino, dico, ma signor prefetto, signor commissario, qua la multiservizi bisogna aprire gli occhi, bisogna intervenire, bisogna vedere chi c'è, chi c'è. Intanto i servizi sono rimasti tali e quali, i discarichi tali e quali, i pullman tali e quali, cioè voglio dire, e chi stiamo parlando? Non è che potremmo stare in questa maniera, aspettare 18-24 mesi così, non è che potete rompere le palle sui social dalla mattina alla sera con tutti i poesie che liberate là, poesie, bla bla, ciacciari, tabaccheri di legno, tutti i rivoluzionari agiti da tastiera. La vita è fuori, la vita è fuori, non sui social, sui social campati i ciacciari. Mezz'oretta di notizie, di popolarità. Ma no, ma quale mezz'oretta? 10 minuti. Vabbè, scusa. Finiamola con i social e catapultiamoci nel sociale, nella vita di tutti i giorni, organizzando, incontrandosi, vedendo, studiare strategie. Chi ci sa dire? Non che qua ogni giorno debbo leggere tutti sti filosofi e tutti sti preistori che la rete lui. Cioè un bicaca a nessuno, non so se l'avete capito, ma non so se l'avete capito. Allora ci capisci io e ve lo dico così, vedete? Io metto la faccia ovviamente, come sempre, no? Un bicaca a nessuno. Quindi sarebbe opportuno invece creare un qualcosa, un incontro, cioè la gente deve riunirsi, deve ricompattarsi. No cacca, come si è appizzicato ognuno che ha poesie e ironie su Papino Galati, chi l'altro ha poesie ed ironie su Padaro Solomoro,
E chi lo aveva ironia su Pamasca? Unde quanto può durare queste poesie? Le poesie fino a quando possono durare? Fatemi capire. Perciò dobbiamo leggere noi e far vedere quelle che sono le cose buone e le cose cattive. Ma si sono in grado, giù a... Se qua tutti quanti contestano, chi non vale, chi non serve, chi è un bandito, chi è un ladro, chi è così e chi è colà. Io li voglio vedere uscire fuori dal sarcofago, dalle tane e dimostrare cosa sono capaci di fare. Come ho detto io a qualcuno. Tra dire e il male c'è l'umano. Cioè, come hai detto? Tra dire e il fare c'è il male. Sì, ma voglio dire, come ho detto a più di qualcuno, io sono qua in questa postazione. Più di quello che facciamo non possiamo fare. Siamo qua per far emergere criticità, problemi, incontriamo la gente, incontriamo le famiglie, ci preoccupiamo in tanti casi di poter dare delle risposte a queste famiglie, a queste persone. Questa è la nostra missione. La vostra quale cazzo è? Ancora non l'ho capita. Qual è la vostra mission? La vostra missione qual è? Quella di stare sui social e ognuno mi spara le sue intelligenti? Eh? Ecco, perché da mattina mi agito incazzare. Perché poi io, mentre Giovanni, Facebook, vabbè, per lui non esiste. Non esiste, perché io purtroppo poi, dopo la rassegna stampa, vado a spulciare sui social, vai a guardare, parlo con gli amici, eccetera. E poi sulla media ne leggo di cotte e di crude. Ma non è che potete tirare un libro ogni mattina, ogni sera. Bisogna agire. Quando vi ho detto il primo giorno qua, vi ho detto che bisogna affiancare e supportare la commissione straordinaria, intendo questo. E nel contempo dobbiamo vigilare su tutta una serie di cose. Invece ognuno che può intervenire con pare Pino là e propone e parlami di cose, Luca, metropolitana e New York, i 12 comuni, ma voglio dire, mi pare un poco ora tempo massimo, può darsi che io mi sbagli, ma oggi c'è la cosa. Ma diciamo che siamo solo campagna elettorale questo. Ma io non voglio dire questo, può darsi pure che l'idea non sia balzana, ma è fuori tempo massimo. Ma perché non c'è il comune della Mezza, che è Baricenza, dovrebbe essere. Come mi pare. Allora, Tony, cambiamo argomento. Volevo, innanzitutto, noi abbiamo parlato del Natale, di Pianopoli, di noi, ieri molto abbiamo mandato le immagini. Io volevo ringraziare anticipatamente, malgrado tutto, perché ha iniziato a mettere nei rondò, nelle vie, proprio i soldi, come ha fatto l'anno scorso, delle immagini di Natale, insomma, no? Delle statue fatte in gesso, proprio per rappresentare la natività, proprio l'ingresso della città, ed è un'iniziativa molto bella, Tony. Sì, grazie, malgrado tutto, che dà un po' d'atmosfera natalizia. E grazie a qualche commerciante che si è finanziato a mettere le luci di Natale nei propri locali. Molti locali hanno messo la luce di Natale, molti locali ho capito, però non è che qua parliamo come quasi come straordinarietà, un fatto scontato che c'è pure un tano villaggio, che hanno commercianti si è autotassato per ci mettere quattro lampadine, però, che cazzo ha fatto? Però Tony, ringraziamo almeno la Tucchisci. Sì, ma ho capito, ma è una norma, stiamo parlando di normalità, non vorrei che la apparisse una cosa straordinaria. Però se ci fosse questa cosa pure con qualche idea di qualche commerciante, che è una normalità, come dici tu, fossimo veramente zero, Tony. Ma siamo zero, giù a! No, questo siamo d'accordo, ieri mi sono fatto d'accordo. Una passeggiata. Siamo zero! Ho visto due locali con le luci e quattro no. Cioè proprio a Natale a una parte c'è e a una parte non c'è. Ma chi cazzo siamo? Ma chi siamo? No, è brutta. Ma perché? Ma chi cazzo siamo? Che vogliamo apparire come chissà chi? Ma di che cosa? Siamo un paese adagiato su questa pianura che purtroppo ha avuto la mara sventura. Mutene è una classe politica che ha pensato solo a rompere i coglioni e a non creare nulla. Questa città si è costruita da sola,
è stato un fatto naturale, tutti quanti hanno costruito. Ho costruito ognuno come ha voluto vedere, Tony. Certo, certo, non è che ce ne certo, piano, però bene o male, se io vai su posto un corso, mio una città, nonostante non abbia messo mano Michelangelo o Leonardo da Vinci, un dega città schifo sotto questo aspetto. No, certo. Sta bellissimo, noi siamo in una posizione straordinaria, sì, straordinaria, parigentica. Avevamo un aeroporto. Ma io parlo di natura, Tony. Aeroporto, Tony, io sto parlando di natura. Noi abbiamo il mare a 8 km e le montagne a 3. Sì, ho capito. Tony, avremmo essere veramente, purtroppo è come dici. Ma io tu non posso ragionare ogni volta avremmo essere. Non posso ogni volta qua dire potevamo essere. E non ci siamo riusciti, potevamo essere. La verità qual è? Di quei lamettini, tutta sta gente, sti dilettanti allo sbaraglio, quando vi vengono a chiedere il voto, ditegli una parola magica. No, no. Fanculo! Io ho detto io, giustamente. Ma va tindi! Ma chi ne sei? Che cazzo mi rappresenti? Con sta dire due parole in italiano! Lo sappiamo fare? Le promesse durante la campagna elettorale sono parole al vento, eh. Ne abbiamo avuto le prove nella storia della politica. Ogni voto è lo stesso pistolotto, abbiamo dei talenti, abbiamo dei professionisti straordinari, abbiamo. Dove cazzo sono? Ma che fate il giorno? Nessuno vuole entrare nell'agone politico, ognuno si guarda. A me che vuoi fare? Io sto più sordo di caio, mi butto dalla città. La classe dirigente voi siete. La classe dirigente siete voi. Sono memoticati voi. La città è finita. La città è finita. Io ripeto, a me dispiace per i nostri figli e i nostri nipoti. Io mi sento al capolinea su un piano anagrafico, è ovvio, no? Vai curvato, c'è la curva e sono in discesa. Quindi siamo qua per loro noi. Gridiamo per loro, perché abbiano un futuro spianato. E noi, per la verità, gli stiamo invece offrendo su un vassoio d'argento un futuro di merda. Soprattutto qua alla media. Allora, papà, giù a dire. No, parlando di politica, c'è un articolo sul Quotidiano del Sud di Pasqualino Lettura, che è un'intervista fatta a Doris Lomoro, l'articolo è così: le carte le danno i soldi noti. Doris Lomoro spaventa che non c'è una riflessione nella comunità. Complotto contro la città? Ridicolo. Il prefetto Latelli è una persona credibile. C'è una serie di domande fatte bene da Pasquale Lettura a Doris Lomoro. A ogni domanda Doris ha risposto com'è nel suo stile e nella sua capacità. È una... Ci sono delle risposte che io condivido al 100%, perché vedete, poiché ci sono tanti pendiguali, come dice la nonna mia Virginia, sui social, non hanno capito che io non faccio né un discorso di destra né di sinistra, non me ne fotte più niente di questo. La politica la lascio a voi, ad altri. Io sono qua per altro. Io leggo e devo prendere atto che Doris, che io ieri in un post ho contestato, per esempio, vedete, ma io dico, ma dove sei? Ma attivi dire. Invece stamattina mi trovo nell'apertura di pagina una intervista molto opportuna con delle risposte che io al 70-80% condivido. Tipo? Quando il giornalista dice la legge però viene contestata, dice Doris, probabilmente la normativa è inadeguata, ma non nel senso che sia sbagliata, nel senso che c'è bisogno di arricchire la normativa di nuovi elementi, con atti intermedi. E qua dice una cosa che io approvo al 100%. Io ho pensato, dice Doris Lomoro,
sulla base delle inchieste che ho condotto, che sia opportuno introdurre un nuovo istituto, quello della diffida. Avete capito bene? Quello della diffida. Vale a dire, prima mi mandano a commissione, la prefettura diffida. Uè, paesà, guardate che cazzo, stiamo marciando male. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che incomincia a destare preoccupazione. Ottima idea. Quindi la diffida non porta allo scioglimento. È un attenzionamento, cioè, che in progress uno si può addirizzare. Si sta sbagliando, non si è accorto di nulla. Ci sono messi sindaci che magari non si è accorto di nulla, può capitare, no? Che sono fuori da ogni cosa. Ma questa è una cosa, mi devo complimentare con Doris. Quindi, l'istituto della diffida. Complimenti a Doris. Ma Doris, tu lo sai che io cazzo battuti, cose eccetera, ma la stima per la tua intelligenza era, è e rimarrà immutata. Su questo non ci sono dubbi. Poi fa le domande, ripeto, sono tutte opportune. Quando ci dici Pasquale, ma alla mezza si ridà il complotto, ma quale complotto? Ma agiti serio, io lo banalizzo ovviamente. Il prefetto è una persona credibile, complotto i che? Le carte le danno i soliti noti e il titolo. Che mi cangiare il capo? Andiamo a trovare sempre come posso le responsabilità fuori dal nostro recinto. Le responsabilità sono all'interno del nostro recinto. E diciamo la verità, e chi parliamo? Siamo troppo ipocriti, siamo troppo paraculi, mi capite? Sennò che le danni o li sappiamo che ne sono. Poi c'è la domanda di rito, chiude con. Stiamo commentando questo, ripeto, fatto bene Giovanni, stiamo commentando questa intervista perché ha toccato molti punti. Ovviamente chiude con la rituale domanda, ma di presidente. Esatto, se si ricandiderà. Lei giustamente dice, io questo soggetto politico sono dei fondatori, stiamo parlando di MDP, no, che c'è una sigla o Juven. Io ho visto anche alcune immagini in televisione, era anche all'incontro con Grasso eccetera, e quindi non si è sbilanciata, dice, un interrogativo, diciamo. Qua c'è la notizia, ecco, che prima ricordato Giovanni, che è l'anniversario, la commemorazione per gli 8 ciclisti, ricordate 7 anni fa la strage. E poi c'è, sì, qua c'è, vi ricordate Antonio Tajani, un imprenditore lametino che insomma ha avuto vicissitudini, diciamo, certo, sotto usura, insomma ha avuto attentati, e qua dice una sola riga di occhiello l'hai, non l'ho capito questo. Tu le capisci perché hanno sbagliato, giù. È una cosa che ho capito. E me ne sono accorto e hanno ripetuto. Comunque segue l'esempio di Antonio Tajani. La classe imprenditoriale lametina, tranne rarissime eccezioni, non ha mai voluto alzare la testa gridando una forte e deciso no collettivo. Praticamente sulla criminalità. Insomma, è stato anche oggetto di atti intimidatori, è stato oggetto anche di una sparatoria, sì, cioè, no, è stato ferito. Mi ricordo. Cioè, e quindi è andato sempre avanti, non si è mai piegato. C'è un altro articolo qua sulla Gazzetta. Non si è mai piegato alle richieste estorsive dei soliti noti, eccetera. Un'ammirazione. Quello che stiamo leggendo è una nota
Ecco, qua magari è più chiaro, Tony, scusa, no, anche se qualche è altro. Una nota. Le vittime del pizzo si rassegnano. Due di loro sono sotto processo per favoreggiamento agli estortori, parlavamo. I grillini denunciano, gli imprenditori non parlano, siete di fatto complici dei clan. Praticamente se non collaborate con la legge siete complici. Ma abbiamo parlato, così tanto di queste cose, quanto voto le mie idee. Però è meglio ricordarlo sempre questo, che non bisogna mai stare sotto scopa, diciamo, a questo oggetto. Comunque ha fatto bene secondo me. Siccome ha avuto un argomento hanno importante. Fatto bene, mi ha unire sto facendo il ragionamento, poi che io in televisione mi metterei i beppe. Finisce. Come finisce. Stai dicendo? E ride che là, dove? No, perché mo vogliamo che c'è. Ecco qua. C'è l'argomento questo qua che io. Bene ha fatto il Movimento 5 Stelle, MedUp, di la metti a terme. Ah, voglio dire, sottolineare. E a portare la ribalta come esempio questo imprenditore che è deceduto da poco e noi ovviamente come televisione ovviamente ci rivolgiamo a 6 anni di distanza. Vedi qua un uomo che ha pagato, guarda che è una cosa. No, stiamo facendo un pochicello di confusione, o sto facendo un po' di confusione. Dimmi. C'è un momento di pausa, ma no, perché donne, il figlio allora, no. Mi chiedo scusa, il figlio di Tagliato. Luigi morì molto giovane, eccetera. E Antonio Tajani, se non mi sbaglio, è morto di recente. Quindi va bene? Ma non abbiamo sbagliato niente, Tony. Perché parlavamo di questa. Pensavo di aver dato una notizia. No, abbiamo parlato della vita. Errata, è vero. Tajani. Uo caffè, quella cazzo da scusa tu caffè. Guglie! Vedi che c'è un articolo che potete parlare con Tonetti Sciala stamattina, via. E allora, dopo questa calzatura eccetera dovuta apposta proprio per rompermi i maroni di Giovanni. Però avete qualcosa di Sandra Raimondo voi due, lo sai? Avete qualcosa di Sandra Raimondo? Quelli casi. Ah sì. Ciao Albi! Ciao Albi! Albino se ne va. Albino va per la sua strada. Allora. Leggo una nota che riguarda, vi ricorda qua in via, ecco, tanto qua, ti sono il telefono mia, che riguarda ma non ci sono ma tutti i sordi voi, ma com'è? Per favore, sono alla pietra, punto, top. Ve lo dico, lo dico pubblicamente a tutti gli enti, le finanziarie, banche, non mi cercate, banche dei pegni pure, no, ormai mi hai impegnato tutto, lasciatemi stare, vabbè, allora andiamo avanti. Stavo leggendo un pezzo qua che è sempre scritto da Pasqualino che riguarda l'occupazione l'altra volta, qualche settimana fa, delle palazzine qua. C'è una palazzina in via Cianflone, per la verità subito per il lavoro egregio che è stato fatto anche delle forze dell'ordine, eccetera, sedata, diciamo, quella tra virgolette sommossa occupazione, come la vogliamo chiamare. E l'ATERP ringrazia le forze dell'ordine. A dove il commissario straordinario si chiama Ambrogio Mascherpa, caro Ambrogio. Ma siamo circondati da commissari comunque. Sì, caro Ambrogio, scusami se ti do del tuo. Ambrogio. Ci sta il ringraziamento alle forze dell'ordine, ci mancherebbe altro. Ma sti gatti i palazzini, vuoi mentire a posto? Cioè, voglio dire, ma chi te la cacci? Con il ringraziamento alle forze dell'ordine. Abbiamo proprio un numero imprecisato di palazzine ATERP, no? Che praticamente un cadere più tempo. Dico, non ho capito, è chiaro che sono facile preda
dei senza tetto, di chi ha problemi di casa, eccetera. Ma voi li volete mettere a posto, li volete rendere fruibili questi fabbricati o no? È troppo comodo. Noi abbiamo qua dei fantasmi proprio. Abbiamo dei casermoni. Ma tu hai visto i casermoni? Ma è una vergogna. Presidente, Ambrogio. Commissario. Permettimi che io ti chiami. Commissario. Commissario. Sì. Vabbè, ma io. Sì, no, no, lo avevi già. No, ma io voglio dire, mi rivolgo anche con una certa affabilità a Ambrogio. È ovvio che ci stanno tutte le. Voglio dire le congratulazioni verso le forze dell'ordine. Va bene. E allora? Questo già l'avete fatto perché non so. No, io qua. E parla. Parte, buongiorno. Buongiorno. Ma qui faccio cazzo di me sotto in San Paragonese. Come funziona la cosa? Non so come si sta davanti alla telecamera, quindi mi sento un po' in imbarazzo. Allora. Conferenza stampa, spettacoli, concerti e mostre, la rassegna di teatro contemporaneo inizia ottobre, finirà a marzo al TIP. Mica c'è la nonna o a zia, santo, amiche mie, tutti presentata le canelle che non ci hanno capito. La nuova edizione di Ricrei Nature. È una rassegna di teatro contemporaneo che inizierà ad ottobre e finirà a marzo al TIP. Questa è una buona occasione. Al TIP, dice la nonna che non è una parola scusa. È la sigla di un teatro che c'è qui, bene. Di uno spazio teatrale, uno spazio culturale in realtà, perché non è solo teatro, e quindi è giusto dirlo. Ci sono rappresentati in foto Valeria D'Agostino e Dario Natale. Io ne approfitto per pubblicamente ringraziarli per quello che fanno da questo punto di vista, perché veramente senza alcun tipo di, come dire, sovvenzione, con le loro forze, con le loro risorse, con quello che riescono a fare, magari chiedendo anche, come si dice, di associarsi per poter dare un contributo, cosa che io ho anche fatto e l'ho fatta anche volentieri, riescono a creare momenti di cultura a Lamezia. E mai come in questo momento, mi permetti di dire, chiudo la parentesi subito, se dopo torniamo a cuglioniare con Tonino. No, mi permetto di dirlo, mai come in questo momento ce n'è bisogno, quindi io volevo ringraziare pubblicamente Valeria, Dario e tutte le persone che sono con loro, Domenico, Antonio Saffioti che collabora pure con loro, partecipa alle loro iniziative. Quindi... Parliamoci chiaro, questa edizione rientra in un programma che è finanziato dalla regione. Esatto. No, però. Stiamo ma queste attenzione, queste Ricrei. Io ne ho fatto proprio un discorso più ampio. Ricrei è una delle tante cose che fanno. Ma stiamo loro, parlando di una cifra irrisoria. Sì, vabbè, per tutta questa serie, no? Per questo programma nutrito, voglio dire, a 360 gradi, pieno quattro soldi. Esatto. Quindi ecco perché bisogna ringraziarli doppiamente, no? Che sono animati da una passione e da una volontà incredibile. Esatto. Ecco quando io faccio l'appello a voi, cari lamedini. Bravo, perfetto. Passateci utere, custodio. Più sociali, meno social. Bravo. Unimola. Stiamo fuori, diamo un contributo. Cerchiamo di essere concreti. Ognuno ha la sua postazione. Io da qua mi muovo nell'interesse della collettività. Ci diamo da fare. Prestiamo aiuto laddove è possibile e noi svolgiamo il nostro ruolo. Voi invece di ciancia di fare poesie sui social, diciamo, state la realtà al di fuori, non va bene niente. Lamezia ha bisogno di tutti noi. Ma sul territorio, non sui social. Ecco, a tal proposito, proprio concretamente, loro partecipano ad un progetto che prevede un tetto massimo di 4.000 euro, attenzione, di cui il 25% viene dato come finanziamento, il resto lo raccolgono loro tramite, diciamolo in italiano, una raccolta fondi, di fatto, perché serve un crowdfunding, che in italiano è una raccolta fondi. Quando si vuole, quando si vogliono fare le cose, caro Tonino, questo che valga per tutti, anche per noi, per carità di Dio, le cose si fanno. Quindi un personalissimo ringraziamento e apprezzamento per quello che fanno. Ma non c'è dubbio. No, era giusto per chiudere il discorso tu quando dicevi con poche risorse. Hai fatto benissimo, pochissime. Ma guardate qua. Ma non è che stiamo scoprendo, noi abbiamo proprio le scoperte dell'acqua calda, no? Io spesso mi vergogno
di dire delle ovvietà. Io mi vergogno di dire delle ovvietà. In questo momento, anche se è un momento, diciamo, che bisogna osservare, perché abbiamo, hai detto, abbiamo là la sede commissariale, ancora deve prendere contezza di tutto l'apparato burocratico, vediamo come si muovono, ma dobbiamo dare noi il nostro contributo. Il nostro contributo, al di là dei partiti, associazioni, comitati, fate quello che volete. Ma bisogna dare una mano, e quando vi ho detto affiancare, supportare la commissione straordinaria in questo cammino e vigilare, no, riguardo alla saga, riguardo alla multiservizi, capito? Sull'attenzione. Stare con gli occhi aperti, perché in questo momento può succedere di tutto, no, a queste nostre importanti realtà. No, e quindi per esempio chi finisce allora sta nuova stazione all'interno dell'aeroporto si sta facendo aerostazione. Questa pista la stiamo allungando, i lavori stanno facendo, ci sono, cioè voglio dire, queste sono le risposte che voglio io, mi capite? Ecco perché temo anche perché il rischio che con una guida che sia non più politica ma solo burocratica della città, cioè quella commissariale e non quella del sindaco, alcune mosse di tipo strategico potrebbero venir meno. Ma non c'è dubbio. Perché ricordiamo che alla fine, questo è giusto ricordarlo perché poi altrimenti sembra che... Cioè, il dovere del commissario è quello di mandare avanti la città, ma il commissario non ha obblighi di progettualità, strategicità, quella è la parola lì che non mi viene. Strategie. Da quando è una regia per parlare giù l'inglese, hai capito? Strategie. E parla come vicina, no, nonna! Di strategia, queste cose qua. Non ha questo tipo di obblighi, cioè, per carità, cioè, ovviamente non toglie che li possa perseguire. Esatto, infatti io ho detto spesso qua, non bicullare, è una leggenda metropolitana quando si parla di ordinaria amministrazione. Chi l'ha detto? Guardate la legge consente alla commissione straordinaria, no, cose molto ma molto importanti, che per esempio... non lo ha consentito per esempio l'ex sindaco. Sì, vero, questo sì. Parliamoci chiaro, buoni dirigenti, non c'è un problema, a carico del ministero, o mi sbaglio? Non vorrei dire cioè voglio dire, però è vero anche quello che dice Guglielmo, e qua dobbiamo prestare attenzione, parliamoci chiaro. Per esempio, prendiamo il piano strutturale comunale. In teoria il piano strutturale può comunale può essere tranquillamente portato avanti e approvato. Ci minti in firma a commissione straordinaria e viene approvato. Alt però, voi sapete che il piano strutturale comunale va discusso tra tantissimi soggetti e la politica, voglio dire, in questo contesto, diciamo, ha un ruolo preminente. E allora? E allora significa che ho la vaga impressione che ad un piano strutturale comunale ne sentiamo parlare 2020. Bene che vada. Speriamo. Anche se, ripeto, possono approvarlo domani mattina. Secondo me. Precisiamo un aspetto. Anche dire una cazzata, il commissario ha addirittura funzioni che sono, come dicevi giustamente tu, più ampie rispetto a quelle del sindaco, però è chiaro che non ha una visione politica della questione, quindi non ha una visione strategica della questione. Non sicuramente, lo parlavano già, mamma che muoia a fare, è ovvio, pur potendolo fare, attenzione, non è che si dice che non lo possa fare, non lo fa semplicemente perché ha, allora parliamoci chiaramente, il commissario è una sorta di pilota automatico, con cui l'ente va avanti col pilota automatico, ci siamo? È chiaro che invece quando alla guida di una città c'è un sindaco eletto e che quindi risponde a visioni politiche, ha un altro tipo di guida. In questo caso il rischio è che per questo tipo di pilota automatico ci possano essere alcune occasioni che si perdono per strada, ovviamente senza per questo fare una colpa a nessuno, ci mancherebbe altro da un punto di vista, intendo, i commissari, quindi
però intanto io a tanti dico per cortesia, intanto vedi previste 15 nuove rotte da Sant'Eufemia, sì, si parla di 40 voli, 38 nuovi voli dai tre aeroporti, quello che intanto c'è sta spartosa, ha sbloccato quasi 12 milioni di euro l'Unione Europea, esatto, che ha, voglio dire, poi come si dice, suddiviso tre mariscali, suddiviso pare che a 3, 4, 5 o 3 e mezzo, 4 e mezzo, 5 e mezzo, una cosa del genere, ai tre aeroporti, ecco, speriamo. A Lamezia dovrebbero andare oltre 4,9 milioni di euro di fondi comunitari per 15 nuove rotte. Vediamo se ci dicono anche quali sono queste 15 nuove rotte, magari giusto potrebbe essere interessante. Vabbè, c'è Amsterdam, cosa, vabbè, quello che è, voglio dire, è sempre buono, no? Cioè, i collegamenti, ecco qua, dagli scali calabresi 38 voli in più per i prossimi 6 anni. Sì. 6 anni. Allora, da Lamezia, Amsterdam, Berlino, Copenaghen, Dublino, Ginevra, Kiev, volevi andare a Kiev, volevi andare, ecco, ci puoi andare, c'è. Lisbona, Malta, Parigi, Sofia, Vienna, Genova, Palermo, Perugia e Verona, è interessante, mi permettete di dire, Palermo. Perché è interessante Palermo? Te lo spiego, perché da Lamezia il volo più corto che c'è attualmente è Roma. Se io voglio andare a Palermo devo andare per forza utilizzando o la macchina o il treno, che è veloce la macchina, capite che magari già un volo diretto alla Lamezia Palermo non sarebbe male. Poi ovviamente ci sono vari anche voli che partono dagli altri scali aeroportuali, quindi anche da Reggio Calabria e compagnia cantante, da Reggio ovviamente anche Crotone. Comunque questo è importante, questa è una notizia importante. Perché parliamo dell'aeroporto? Ecco, io pregherei il presidente della SACAL, che tutti quanti ormai conoscete, a me piacerebbe che in questo momento dimostrassero grande trasparenza, mamma mia, trasparenza, linearità, cioè mettere al corrente anche la cittadinanza o i vari soggetti delle strategie in atto, di quello che vogliono fare, è importante, così come ho parlato prima della multiservizi, no, la multiservizi che non sappiamo se è in sofferenza o meno, non sappiamo se è a posto con le mensilità, i dipendenti o meno. Certo è che i sindacati, per quanto riguarda la multiservizi, brillano. Noi vi ho sempre detto, cari sindacati, in questo momento un vostro comunicato, un vostro intervento sulla multiservizi sarebbe molto gradito, anche per conoscere l'attuale situazione, perché se io vai a parlo con un dirigente o un funzionario mi conta il 30%, no, invece voi del sindacato, io non faccio nomi perché conosco chi gravita all'interno della multiservizi come sindacato, fatti sentire, se vuoi puoi venire qua davanti ai nostri teleschermi, siamo ben lieti di ospitarti, di ospitarvi, e parliamo della situazione della multiservizi. Perché io ho sentito molte persone sono preoccupate per lo stato delle cose. Ieri mi ha chiamato un amico, mi ha chiedeca, voi mamma, so che stai facendo, capisci una mazza, voi crepe, avvicinaia una brutta carogna. Poriello, no. E allora sta giocando col telefonino. Sì, no, ne parlavo stamattina, praticamente ne volevo parlare. Vediamo qua se mi ha fatto. Se ti ha scritto in privato. Sì, un messaggio, sì. Vediamo qua. Io sto guardando tutte le persone che scrivono. Allora, insomma, caro direttore, vabbè, mi sto rivolgendo al mio amico direttore dell'azienda sanitaria provinciale, sì, il nostro amico dottor Giuseppe Perri. Ti saluto. Giuseppe, ma ieri giustamente
un amico virtuale, ma un amico anche nella vita di tutti i giorni. No, ha liberato un sacco di contumeli e di bestemmie. No, nei confronti di tutto e di tutti, perché Pinnuneo ha pagato 93 euro i ticket. Ah. Ma io questo qua però è un argomento che... No, ma io ovviamente non mi avventuro. Sì, infatti, perché non... Perché uno potrebbe dire, Tony, per l'esame ci vuole tanto. Esatto, sì, infatti. Poi c'è l'esame istologico in questo caso, che voglio dire, però... Quando io ho detto spesso che c'è un sacco di gente in Italia e soprattutto nel meridione che non hanno, ormai non si curano più perché non riescono a far fronte alle spese mediche, è la verità. È la verità. Io ho voluto fare questo caso perché, ripeto, 90, 100 euro mi sembrano veramente caro, mi sembra. Poi io mi posso pure sbagliare. Quelle cose della sanità su cui io onestamente non mi sento di dire nulla, proprio come dicevi tu, siamo ignoranti da questo punto di vista. Intanto vi ricordo, a proposito di, visto che sto parlando di sanità, il poliambulatorio Medical è a vostra disposizione, all'eccellenza, al vostro servizio, in via Conforti, Palazzo Pegna, Lamezia Terme. 2017 88 0968, per chi volesse contattare gli addetti. Potete anche trarre alcune notizie sulla struttura su Facebook, Instagram e YouTube. Una bella mamma realtà. Mamma mia, come sei andato proprio. No, è una bella realtà, perché la loro mission, caro Guglielmo, è proprio quella di troncare questa emorragia verso altri lidi, la no? Migrazione sanitaria, questa migrazione che addirittura, che peraltro alla Calabria costa un botto di soldi, ho letto 304 milioni, non so se risponde al vero, cioè ci costruisci un paio d'ospedali, cioè è una cosa assurda, cioè. E allora il fatto di collaborare loro precipuamente col Sant'Anna Hospital, perché c'è questa, voglio dire, sinergia tra le due strutture, è una cosa molto molto importante, non solo a livello cardiologico e cardiochirurgico, ma nelle diverse branche della medicina. Guardate, intanto chiudiamo qua la nostra rassegna stampa, vi salutiamo tutti quanti, grazie per la vostra assidua presenza davanti ai teleschermi, ne supportate, evitate di bisticciare marito e moglie, padre e figli, cose, perché ne stiamo sentendo di tutti i colori, insomma. Piazzito televisione e mi caccia dubito. Non vogliamo essere, voglio dire, il motivo scatenante delle vostre. No, io volevo darvi un consiglio. Piazzito televisione, una mattina vi vedete a Guglielmo alle 9. Mattino 5, esatto. E poi pomeriggio ne vedete a noi. Allora è probabile che l'amico Guglielmo sia qua con me domani e facciamo, no, per fare la nostra consueta rassegna stampa. Sarebbe un privilegio. No, il privilegio è per noi, e voglio dire, c'è, però pieno un telefono, o chiamano, sì, ti faccio servizio a ad acci catena e devi partire, quindi io non lo do, c'è, ci siamo, ci dovremmo essere, vediamo. Vi saluto, se cambia sapete qualcosa. Che la sigla, per le ragioni, voglio dire, per il lutto che ha colpito Albino, sì, non la teniamo, giustamente non se l'è sentita, ed è giusto, ma anche per una forma di rispetto, e certo lo rispettiamo, ci mancherebbe altro. Vi salutiamo, vogliamoci bene, e ripeto, scrivete, come state già facendo per la verità, mandateci messaggi, dove possiamo intervenire interveniamo. Attenzione, una telecamera avevo, regolate a bilocazione, un l'avevo, chiedecela solo il mio caro padre Pio, va bene? Vogliamoci bene, arrivederci.